Mondo di Facebook, e buongiornissimo a tutto spettacolo di spettacolo per gli amici di Bella Sicilia. Buongiorno, che grande piacere oggi essere qui insieme a lei, a Bagheria. Un spettacolo di spettacoli. Spettacolo di spettacoli. Ma cosa ci presenta oggi? Oggi vi farei vedere anche un... Intanto buona domenica a tutti. Dal vino al tonno allo sgombro a tutte le leve siciliane, il pane condito che noi lo facciamo pure, classico siciliano, pane consato con pomodoro, sgombro, olive, cipolle, acciughe e poi della bellissima frutta che alle fragole marsalesa, ai mandarini, alle clementine. E domenica non c'è un tantissimo assortimento, però sempre qualcosina facciamo a mezzo orario, però per gli amici di Bella Sicilia questo è d'altro. Vuoi fare qualche primo piano qua, sulle olive? Ci dica un po', siamo davvero curiosi, ma un spettacolo di spettacoli, questa frase, come è arrivato tutto questo successo? Anche per gioco, io sono un appassionato di cucina, tutto parte dal negozio di frutta, però come ripeto sono appassionato di cucina, propongo anche dei primi piatti a tutta la gente che mi segue, dei piatti tipici siciliani e altro. Mi diverto anche così, è anche un passatempo per me e ci aiuta anche a pubblicizzare tutte le cose siciliane. È una cosa importante per la nostra regione e i nostri prodotti, sia per il turismo che per i nostri prodotti o di pesce o di frutta e di verdura, qualunque cosa sia. L'importante è che è siciliano e diciamo sempre alla gente di comprare le cose siciliane, che sono ottime. Qual è il punto di forza della Sicilia, secondo lei? Io credo che regioni come la Sicilia, sui nostri prodotti, la bontà e il gusto, allo street food, ai primi, ai secondi, alla frutta, credo che non c'è regione che ci può uguagliare. Anche ognuno, le nostre regioni, tutta Italia, ognuno ha le sue tradizioni, però credo che la Sicilia è un po' più completa in tutti i settori. Ma cosa preferiscono i siciliani e cosa preferiscono come frutta invece chi viene dall'estero e la viene a trovare? Ma allora, la maggior parte dei follower che ho io vengono la maggior parte tutti dalla Germania più, ma anche dall'America, qualcuno dell'Australia è arrivato pure, Belgio, Francia, Inghilterra. Poi sai come i social ti aiutano anche ad allargare la tua clientela, anche con le spedizioni, facciamo quelle delle spedizioni. Cerchiamo di mettere nelle confezioni merce che arriva al destinatario ottimo. Allora facciamo vedere qualcosa, il vostro punto di forza, per esempio. Vediamo le acciughe. Acciughe, sarde, tonno sgombro che sono tutti prodotti tipici di Ascra. Ha delle olive siciliane, le olive nocellate di Castelvetrano che ce l'abbiamo pure, dal primo sale al salame fatto artigianale. E insomma un po' di tutto. Invitiamo tutti in Sicilia perché si mangia davvero bene. Eh sì, potete venire in Sicilia, ospitalità e gusto, più che altro. E poi, nelle nostre belle spiagge e il nostro magnifico mare. Come sapete, la Sicilia non invidia niente a nessuno. E poi qui a Bagheria siamo stati immersi da arte. Visitando questo centro sì, ci Bagheria, si trova... Bagheria è una bellissima cittadina. Nominata Bagheria Città delle Ville con più di 12, 13, non so quanti siano. Io da Bagherese non so quante ville ci sono, alla mostra del Renato Guttuso, a Villa Palagonia dove è stato registrato il film Bahia di Giuseppe Tornatore, villa importantissima, Villa Cattolica, ripetevo, Museo Guttuso, Villa Sabbia, Villa Spetalotto, Villa Valguarnera, insomma ci sono tantissime ville a Bagheria, veramente da visitare. Anche la nostra piazza Garibaldi con i corsi principali, Corso Umberto e Corso Putela, veramente parte di una città, una piccola città, quasi 60.000 abitanti credo, e gente ne viene a Bagheria. Si gusta, si assapora il buon cibo, ma si assapora soprattutto l'arte, quindi non ci sono motivi per non venire a Bagheria. E ad assaggiare anche il pane usato da me e lo spincione bagherese, che un spettacolo di spettacoli. Qual è un spettacolo di spettacoli? Spettacolo via Cine dei Gasperi 22, sempre a Bagheria. Per tutti i vostri saluti, per qualche foto potete venire
trovare. Agli amici di Bella Sicilia, cosa auguriamo per questa domenica? Una buona domenica a tutti gli amici che seguono anche la pagina di Bella Sicilia. Omaggio a tutti voi. Adriano Monachino. Adriano Monachino. Grazie. Ciao Adriano e grazie per È stato un piacere averla incontrata e conosciuta. Grazie, il piacere anche a me. E viva la frutta di Sicilia. E viva la Sicilia. L'eccellenza e l'eccellenza siciliana. Grazie. Amici di Bella Sicilia incontra un spettacolo di spettacolo. Buona domenica a tutti. E grazie.